Come Andrea Sperelli nel Piacere di D'Annunzio, anche quest'anno moriva dolcemente. Dolcemente fino a un certo punto, perché è stato un anno terribile, feroce, in cui il disegno del nuovo ordine mondiale, del Great Reset, è andato avanti a sprombattuto di psico-info-pandemia in psico-info-pandemia fino ad oggi. Ma è anche vero che nel corso di quest'anno abbiamo imparato ad incontrarci, a conoscere, a distinguere i veri amici dai falsi amici, a distinguere le pseudo-verità dalle verità autentiche. Abbiamo imparato a distinguere la falsa scienza dalla vera scienza, che include la sapienza, il senso critico e l'etica del dubbio. Abbiamo imparato la nostalgia dell'autonomia, della democrazia, dell'autogoverno popolare. Abbiamo imparato di nuovo la dignità che avevamo forse perduta. Cari amici, in questa dimensione in cui il pensiero cristiano e anche la sapienza greco-romana ci illumina, apriamo questo nuovo 22 nella speranza, anzi nella certezza, che una lotta di libera e dignitosa che cerca la verità e che cerca la dignità dell'uomo e di un popolo in certi momenti sopraffatto vincerà. Il male non può vincere mai. Ed io sono convinto che questa dimensione di forza, di libertà e di dignità che ci viene dal pensiero cristiano, ma anche illuminista, restituirà agli italiani la capacità nel 2022 di riprendere in mano il loro destino di fronte ad un'oligarchia che ci vorrebbe ridotti a zombie o a robot o comunque privati della libertà. A tutti un grande augurio di un inizio d'anno felice per quanto si potrà. L'anno moriva dolcemente, ma risorgeremo presto.